6 animali con le corna più grandi e più strane del mondo. Numero 6. Antilope. La vita dell'antilope è una storia di adattabilità e sopravvivenza nelle condizioni più difficili. Queste creature rappresentano la diversità della fauna selvatica africana, e la meraviglia della creazione nel suo splendore naturale. Le dimensioni delle antilopi possono variare dalla piccola antilope reale, che misura circa 25 cm all'altezza del garrese, fino a 1,8 metri all'altezza del garrese e pesa fino a 680 kg. Le antilopi hanno le corna non ramificate e non le perdono mai. Alcuni li hanno a spirale e possono raggiungere fino a 1,5 metri di lunghezza. I maschi hanno le corna, anche se in alcune specie anche le femmine hanno le corna. Le corna sono cave a forma di astuccio e poste su una base ossea, che non è altro che un'estensione dell'osso frontale del cranio. Le antilopi sono generalmente animali veloci e alcune specie sono considerate i quadrupedi più veloci esistenti, raggiungendo velocità di 97 km orari. Numero 5. Impala. L'impala è una specie di mammifero artiodottilo della famiglia dei bovidi, è un'antilope di media statura. A causa del loro aspetto simile, l'impala era precedentemente collocata accanto alle gazzelle. A causa delle nuove conoscenze, oggi è collocato nella famiglia delle antilope africane. Questo snello animale è famoso per i suoi grandi salti che possono raggiungere più di 10 metri di lunghezza. Raggiunge un'altezza alla spalla di 95 cm e un peso di 40 kg per la femmina, 65 kg per i maschi. In cima è marrone chiaro, il ventre, il petto, il collo e il mento sono bianchi. Sui posteriori presenta una linea verticale scura e un ciuffo di pelo nero sulle zampe posteriori, sopra gli zoccoli. La testa è aggraziata, gli occhi grandi e le orecchie sottili e affilate. I maschi sono quelli con le corna, che possono misurare fino a 90 cm di lunghezza. L'area di distribuzione arriva dal Kenya e dall'Uganda passando per Tanzania, Zambia, Mozambico e Zimbabwe fino al Botswana. E in una popolazione isolata nel sud dell'Angola e nel nord della Namibia. Numero 4. Capra nubiano stambecco. Lo stambecco nubiano ha una forma del corpo aggraziata, le lunghe corna hanno un bordo anteriore relativamente stretto. Le gambe hanno un vivido disegno in bianco e nero. Misura dai 60 ai 75 cm di altezza alla spalla, dai 100 ai 125 cm di lunghezza, e pesa dai 50 ai 60 kg nei maschi, e dai 20 ai 30 kg nelle femmine. Di colore marrone chiaro con un ventre bianco e anche i maschi hanno una striscia marrone scuro lungo la schiena. Corna lunghe e sottili che si estendono su e poi avanti e indietro. Nei maschi raggiungono circa un metro di lunghezza in un'ampia curva, mentre nelle femmine sono molto più piccoli, circa 30 cm. Gli stambecchi nubiani vivono in terreni aridi e montuosi, dove si nutrono principalmente di erbe e foglie. Formano branchi da 10 a 20 individui, composti da femmine, vitelli e giovani maschi fino a 3 anni. I maschi adulti sono solitari o formano gruppi più transitori fino a 8 individui. Numero 3. Antilope nera. Questo mammifero presente in Africa è riconosciuto per la sua pelliccia scura, caratteristica molto suggestiva in un territorio come la savana africana. Poiché l'antilope nera assomigliava ai cavalli, ma aveva anche tratti simili a capre, questa combinazione si rifletteva nel suo nome. In ogni caso, non confondersi a livello tassonomico. Questa specie appartiene alla famiglia dei bovidi, insieme a pecore, capre e molti altri animali. Sebbene l'intero corpo stesso sia impressionante, le corna degli esemplari adulti sono una grande attrazione. La lunghezza delle corna varia tra 102 e 165 cm, la loro posizione parte dalla testa in verticale ed assumono una forma ricurva man mano che crescono. Per quanto riguarda il loro corpo, questi bovini raggiungono i 137 cm di stazza, e il loro peso è compreso tra 180 e 250 kg. Si può osservare un leggero dimorfismo sessuale, poiché le femmine sono marrone scuro e più piccole nel corpo e nelle corna, che sono meno ricurve. Numero 2. Adaxenes maculatus. L'Adax è una specie di mammifero artiodottilo della famiglia Bovidae.
Come il resto dei membri della sua sottofamiglia, è un'antilope alta 1 metro e pesa circa 120 kg, con forme arrotondate, gambe lunghe e profilo dritto. Tuttavia, non ha le stesse caratteristiche echinoidi del resto della famiglia, essendo più simile a un'antilope convenzionale. Le sue corna fortemente inanellate a crescita verticale e presenti in entrambi i sessi, si arricciano su se stesse a forma di spirale, caratteristica che non condivide con il resto dei suoi parenti. La Dax vive in terreni desertici e rocciosi, essendo fortemente abituato a questo habitat, quindi può vivere quasi senza acqua e basandosi sulla rara vegetazione del deserto. La Dax rimane in attivo durante le ore più calde della giornata, e di solito si sposta all'alba e al tramonto, quando la temperatura diventa più sopportabile e le piante hanno più acqua. Sono animali sociali che vivono in piccoli branchi organizzati gerarchicamente in base all'età, con una longevità fino a 20 anni. Numero 1. Orice Beige. Sono grandi antilopi armate di corna lunghe, dritte e ad anello lunghe 1 metro o più, in contrasto con le loro piccole orecchie. Il loro aspetto ricorda quello di un cavallo, poiché hanno un collo largo ricoperto di criniera, una testa a profilo dritto e forme arrotondate con gambe lunghe. Sono resistenti alle temperature estreme, alla sete e possono anche mantenere un galoppo prolungato per molti chilometri. Come particolarità, possono aumentare la temperatura del proprio corpo per poter irradiare calore all'ambiente invece di assorbirlo, grazie ad un sofisticato sistema di irrigazione del sangue, che permette anche al sangue più freddo di irrigare il cervello dopo essere passato precedentemente attraverso il narici, dove si raffredda. I maschi e le femmine di tutte le specie sono armati di corna sviluppate, e il loro carattere temperamentale può essere paragonato a quello di un toro coraggioso, così che la loro caccia è pericolosa per qualsiasi predatore. Nei combattimenti intraspecifici, entrambi i contendenti caricano con le corna in parallelo, quindi che c'è una lotta tra loro senza ferire il rivale, mentre quando si difendono dai predatori attaccano puntando le corna in modo da poter infilzare il nemico,